Ciao ragazzi, io sono War e oggi siamo in un nuovissimo video. Visto che è appena uscito il video di Minecraft dove vi mostro gli add-ons, Corvo125 mi ha chiesto dove le hai prese questi add-ons. E ora vi faccio il video per la spiegazione. Allora, questa qua è l'applicazione, basta che scrivete add-ons, la scaricate. Scusate se non ho detto niente, ma è perché ci mette un po' di tempo per scaricare, però ora è partito. Ok. Allora, ci andate sopra. Perché mi ha fatto mettere Google Play? Va bene. Cliccate sull'applicazione. Aspettate un po', poi vi dovrebbe apparire tipo una schermata. È una schermata con una cosa normale. Aspettiamo. Ecco qua. E ora qua ci troviamo mod, mappe e tutto. No, mod no, add-ons. Perché le mod si funzionano con block launcher. Allora, se mettete su Micipack sono le mod, le skin, eccetera. Poi, allora, voglio farvi vedere una cosa che anche le texture mi sono dimenticato. Allora, mo vedo quale mod posso installare. È successa una cosa fuori che è caduto qualcosa. Allora, custom zilds shields dovrebbe essere. Vabbè, installo questa. Abbiamo la pubblicità ed è finita. Ora, premete su install e fate ok. E vi porterà direttamente su Minecraft. Vedete? Allora, mo faccio un piccolo taglio perché Minecraft ci mette solo 3 ore per avviarsi a me. Faccio un piccolo taglio. Allora, poi appena si ok, ora sono ritornata. Appena vi si apre Minecraft, c'è la ripristina delle risorse globali. Non è stato possibile caricare le risorse in precedenza, però è stato possibile. Allora, se magari Minecraft non mi si bloccasse, aspettiamo un po' poi si sblocca. Ecco qui. Ora andare su crea nuovo mondo. Crea nuovo mondo. Momento creativa. E da qualche parte qui vi dovrebbe uscire il pacchetto. Quella cosa dello shield di prima non mi funzionava. Quindi ho deciso di. Perché era di un'altra versione precedente. Quindi ho installato un altro add-ons che è questo qua, Tiny Player. Questo. Poi sta anche il Baby Player che tipo fa diventare piccoli. Metto anche il Gigamobs. No, scherzo, perché poi non mi funziona più il pack. Ora vado su Crea. E aspetto un poco. Ora faccio un taglio perché se si avvia la prima parte dopo 3 ore, si dovrebbe avviare anche la seconda parte dopo 3 ore. Vedete che non carica. Ora faccio un tagliuzzo e non ha caricato, vedete? Deve caricare tutto questo. Ok, ora faccio un piccolo taglio. E ok, hai installato, è partito. E ora vi fa vedere la mod, no? La mod, l'addon, perché mi imbroglio sempre? Devo mettermi in terza persona. Perché questo qua, cioè, mi piace la mia skin. Perché questo add-on, cioè, vi imposta proprio appena iniziate il mondo da piccoli e non potete più mettervi grandi, perciò non è tanto utile.
Allora mi metto in terza persona. Ed eccomi qua. Sono Minion, però quando ti accovacci non si vede più nulla. Più nulla, più nulla. Ok, voi chiederete che io in testa ho tipo una faccia sorridente con gli occhi rossi. Ho creato io questa skin su Skin Maker. E può anche funzionare. Ora io non vedo tanto perché io ora sono sotto un blocco. Aspettate, vi faccio vedere meglio. Allora, vedete quanto sono minion. Quando faccio così. No. Sì, raga, che non sto capendo niente. Fammi scavare. Vabbè, se voi fate così, no? Prendete delle scale, dei muri. Aspettate che ora mi metto in prima persona perché sennò non riesco a costruire. Fate impostazioni, vi mettete. Vabbè, faccio impostazioni e mi metto in prima persona. Pertanto non ce ne frega nulla. E voi mi siete grandi, però siete minion. Allora, potete anche fare così, tipo una casa con un'entrata a scala. Ecco qua. Guardate. Allora, ora metto qua. Ora faccio così. Allora, voi non lo vedete perché ora quando tipo non vedo niente perché ora ho la visuale per di qua. Perché ho la visuale per il blocco, quindi, però io sto passando sotto la scala, vedete? Però non vi posso far vedere perché non ci stanno due player. Ora vi faccio vedere un pochino meglio, un pochino pochino. Terza persona frontale. Sì, mettiamo la seconda persona. Seconda persona. Terza persona posteriore. Posteriore. Allora, guardate quanto siamo piccoli. Ora andate per di qua. Ora non si vede tanto, ve l'ho già detto prima. Però ci passate. Ci passate dentro. E comunque voi rispetto degli animali siete delle formiche. Perciò mi sono preparata una skin nera. Pure nell'altro video perché questo. Qua questo addon è tipo l'ho scaricato da poco, però lo potevo mettere nell'altro video e così vedete potete passare sotto gli animali. È tutto. Va bene, per questo video è tutto e ciao ciao.